Ringrazio di cuore la professoressa Gentina Militello e tutte voi, tutti voi che mi avete invitato a questo appuntamento così importante. All'inizio di un tempo molto delicato per la Chiesa, aver messo in connessione sinodalità, sinodo e riforma della Chiesa con quello che Papa Francesco chiama anche rinnovamento, è il frutto di una intuizione fondamentale di cui vi sono veramente grato. D'altra parte è un tema su cui l'Istituto Costanza Schelfo già lavora da decenni. Ci troviamo oggi in una condizione ecclesiale che sembra in linea con quelle che sono le sfide epocali a cui siamo, insomma, nelle quali siamo coinvolte direttamente. Le questioni planetarie oggi decisive, di cui abbiamo sentito parlare a Roma, a Glasgow, sembrano porre all'umanità un'alternativa stringente. O si agisce sul fronte del disastro ecologico, dell'ingiustizia strutturale su cui è fondata l'economia odierna, con quello che è sotto i nostri occhi, questo squilibrio enorme tra sud e nord, tra ricchi e poveri, o il cammino umano su questa terra potrebbe presto giungere a capolinea. La Terra potrebbe a breve continuare il proprio corso senza che la specie umana sia qui ad abitarla, con un'estinzione molto simile a quella che nella notte dei tempi toccò ai dinosauri. La Chiesa vive qualcosa di molto simile, di parallelo. Le sfide dell'uomo contemporaneo la interpellano, ma essa si rende conto, e penso che Papa Francesco da questo punto di vista sia l'artefice, oppure non dico di questa consapevolezza, ma forse potremmo dire anche l'alfiere di questa consapevolezza, che senza un intimo rinnovamento del suo essere, senza una profonda riforma delle sue prassi, non potrà essere capace di condividere la gioia del Vangelo. Se mi permettete, la tolgo così mi sento un po' più libero. Né avere un ruolo in questa ricerca umana di salvezza, anzi, si dovrà misurare con il rischio di una sua progressiva insignificanza, per non dire estinzione, ma capite bene che sarebbe un venire contro anche quello che è il tessuto più intimo della nostra fede. Grazie a Dio non siamo solo gli uomini che appunto conduciamo la Chiesa. Non vi sembri troppo duro quanto vi sto dicendo? O tantomeno un cosiddetto discorso da profeta di sventure. Però dobbiamo essere molto franchi e uscire dalla trappola delle false rassicurazioni. Il ritorno al Vangelo promosso dal Santo Padre incontra resistenze interne fortissime. La testimonianza ecclesiale è messa in questione prima che da scandali, da compromessi, da una incapacità di far trasparire la forza e la novità della buona notizia. Parlare in maniera autentica, penso particolarmente alle giovani generazioni, è molto difficile. Non troviamo i linguaggi consoni, le forme giuste. I nuovi soggetti della storia contemporanea, penso alle donne in primis, non trovano spazio. La clericalizzazione montante diminuisce la possibilità di parola e intervento dell'intero popolo di Dio, dei battezzati, nella vita e nelle decisioni della Chiesa. L'apertura ai poveri, ai piccoli, è spesso bloccata da logiche di potere interne alla compagine ecclesiale che dominano nei suoi vertici. Noi vescovi non ne siamo affatto immuni nelle curie, nelle comunità, nelle aggregazioni laicali.
Il discernimento vocazionale, la formazione dei futuri preti, in generale la nuova generazione di presbiteri, manifestano un evidente stato di deficit e criticità. La ricerca teologica fatica a trovare le vie di un nuovo modo di pensare il Vangelo in un mondo posto di fronte alla possibilità della propria fine. Il rinnovamento liturgico pare segnare il passo, lo stesso vale per il dialogo ecumenico. Siamo dinanzi ad una crisi chiara, inequivocabile, di quelle linee, di quelle prospettive tracciate per la Chiesa cattolica dal Concilio Vaticano II, che l'attuale Vescovo di Roma vorrebbe rinverdire in sintonia con i tempi nuovi, aggiornare con linguaggio roncalliano, con gesti e parole forti, coraggiosi, ma che non possono tornare all'ordine del giorno senza una larga condivisione dalla Chiesa tutta. Credo sia questo il primo motivo della connessione tra Chiesa e Riforma che ha spinto Papa Francesco ad avviare un grande cammino sinodale. Se la spinta ad un ritorno al Vangelo, alle cose essenziali della fede, non diventerà largo patrimonio dei fedeli, se le comunità con i loro presbiteri dal basso non ne discuteranno e non ne faranno materia di dialogo e di azione, ogni ripresa dello spirito del Vaticano II potrebbe infine rivelarsi illusoria. Vedo quindi il sinodo odierno come una nuova forma del concilio, come un appello del Papa alla Chiesa, all'intero popolo di Dio e in esso ai ministri ordinati. Un appello a riprendere in mano seriamente, assiduamente la scrittura e a lasciarsi guidare dallo spirito per poter annunciare una parola di speranza e di verità in questo cambiamento epocale, in un mondo giunto allo stato terminale, posto, si potrebbe dire, nello stato di una intima, sofferta attesa messianica. Valga per tutti un testo Romani 8. Don Giuseppe Dossetti spesso nei suoi interventi rilevava una impasse cruciale della Chiesa del nostro tempo. Cito, il problema è nella proporzione che deve far salva una certa egemonia reale, quantitativa e qualitativa nel rapporto con la scrittura. Diversamente, la parola di Dio non è più il seme incorruttibile che genera il popolo cristiano. Vorrei sottolinearlo questo. La parola seme incorruttibile che genera il popolo cristiano. Il popolo cristiano rischia di decadere progressivamente, di deformarsi, continuava Dossetti, di entrare in uno stato grave di astenia e di disorientabilità permanente, come oggi precisamente accade. Termino la citazione. Ebbene, il senso del sinodo. Ecco perché ritengo così fondamentale il processo sinodale che sta per cominciare. E quanto è importante pensarlo insieme, come in una sorta di inesausto collegio belga degli anni dei lavori conciliari. Perché di questo si tratta. Penso che anche questo convenire di questi giorni debba essere inteso così. Come e cosa deve essere il sinodo per venire incontro a queste sfide, per aprire, per avviare nuovamente un grande tempo di riforma della Chiesa? Se dovessimo cercare un modello per l'oggi, io lo individuerei nel capitolo 10 degli Atti degli Apostoli. La storia è nota. È il capitolo della seconda Pentecoste, quella a cui Pietro assiste in casa di Cornelio, la Pentecoste dei pagani. Come ricorderete, Pietro si era mostrato esitante rispetto ad un'apertura dei cristiani, naturalmente innestati nel ceppo dell'ebraismo, alle culture e alle popolazioni variegate dell'ellenismo greco-romano. Ma l'evento della chiamata in casa di Cornelio, a cui seguirà la discesa dello Spirito su un gruppo di non giudei, lo sorprende e gli provoca un ripensamento radicale. Pietro dice: in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga. Atti 10:34.
dal mio punto di vista, un atteggiamento rivoluzionario. Ed è alla base del discorso che Pietro farà nel capitolo undicesimo, nella grande riunione sinodale della Chiesa di Gerusalemme. In verità, sto rendendomi conto. Mi permettete, il punto di partenza del sinodo è l'umiltà. L'umiltà di una Chiesa che accetta di non sapere, di non essere padrone di verità precostituite, che non ritiene che sia già detto tutto e per sempre. Una Chiesa che non si pone come acerba e rancorosa maestra, né come gelosa apologeta del proprio spazio identitario, ma inizia a convertirsi, poiché si apre alla sorpresa di Dio ed è capace di dire con Pietro: non so, non sapevo. Il verbo greco, katalambanomai, allude ad un intendere, un rendersi conto nel senso del prendere, dell'accadere di un incontro, del sorprendere. Pietro prende, così come prende gli animali del sogno, in quanto è preso. Prende perché è preso. È afferrato da un dinamismo che lo supera e da cui è disposto a farsi mettere in questione. Pietro viene collocato dentro un accadimento, un incontro che lo modifica e lo apre ad una prospettiva nuova, donando gli occhi nuovi sulla sua realtà e sulla storia stessa. Si sorprende, ovvero viene sbalzato dal suo modo di pensare e di sentire usuale. Solo per questo capisce, solo per questo si rende conto. Il sinodo avverrà solo se tutti noi, come Chiesa, saremo disposti a lasciare i panni vecchi, le antiche certezze, le ermeneutiche invecchiate, se ci porremo nell'attitudine di un autentico non sapere. Non il non sapere di Socrate, il non sapere che sa di non sapere, quindi che continua ad essere una forma di controllo, di dominio di sé, di condizionamento dell'altro. No, parlo qui di un non sapere che non è consapevole di sé. Parlo del coraggio di dire non so di non sapere. E dunque sono aperto, devo ascoltare. E dunque ho bisogno dell'altro, degli altri, perché nemmeno il mio non sapere rappresenta per me e per noi una certezza. Capisco che si tratta di una sorta di rivoluzione epistemologica per il nostro modo di concepire il sapere nella Chiesa. Ma siamo chiamati a svuotarci delle sicurezze date, a compiere quel movimento di conversione alla povertà culturale di cui parlavano il Cardinale Vercaro e Don Giuseppe Dossetti. Mi permettete che vi faccio questo piccolo affondo. Nella prima sessione, tanto qui ce lo possiamo chiaramente permettere di rigustare alcuni sprazzi di quello che è l'evento del concilio, perché è evento aperto è il concilio non chiuso. Nella prima sessione del Vaticano II, durante il dibattito sullo schema tredicesimo, il Cardinal Giacomo Vercaro, il 4 novembre 1964, 4 novembre 1964, volutamente ho voluto sottolineare questa data, fece un intervento dove, in nome della povertà evangelica, invitava la Chiesa a separarsi finanche del suo, tra virgolette, determinato organon culturale, per concentrarsi sulla, tra virgolette, ricchezza assoluta del libro sacro, del pensiero e del linguaggio biblico. Continuo la citazione. Pregiudizialmente la Chiesa deve riconoscersi culturalmente povera e volere essere coerentemente sempre più povera
Non parlo qui della povertà materiale, ma di una speciale applicazione della povertà evangelica proprio al campo della cultura ecclesiastica. Anche in questo campo, come in quello dei beni e delle istituzioni patrimoniali, la Chiesa conserva tuttora certe ricchezze di un passato glorioso, ma forse anacronistiche. Sistemi scolastici di filosofia e di teologia, istituzioni educative e accademiche, metodi di insegnamento universitario e di ricerca. La Chiesa deve avere il coraggio, se è necessario, di rinunziare a queste ricchezze, o almeno di non presumere troppo di esse, di non vantarsene e di confidarvi sempre più cautamente. Possono non porre sul candelabro un'immagine meravigliosa, ma nascondere sotto il moggio la lampada del messaggio evangelico, e possono impedire alla Chiesa di aprirsi ai valori veri della nostra cultura e delle culture antiche non cristiane, limitare l'universalità del suo linguaggio, dividere anziché unire, escludere molti più uomini di quanti non ne attirano e ne convincano. È un passaggio, penso, di grande intensità. E come ben potete intercettare, di grande attualità. Povertà culturale, dunque, della Chiesa significa oggi per me apertura radicale, abbandono dei porti sicuri, mettersi in mare non avendo un bagaglio precostituito, un quadro già dipinto da abbellire, da decorare, al limite da modificare in qualche dettaglio. Pietro ebbe il coraggio di dire, contro una tradizione riportata millenaria, contro una coscienza solidissima dell'elezione della continuità tra i cristiani e i giudei, che bisognava voltare pagina radicalmente, che si rendeva conto del fatto di essere chiamato, del fatto che la Chiesa tutta era chiamata ad una apertura sconvolgente. Non siamo insieme, dice Gerusalemme, per sentirci, per considerarci dalla parte di Dio, perché Dio mette fine oggi ad ogni parte, ad ogni spazio esclusivo, ad ogni riserva. Ecco perché penso che sia parlare di sinodalità, se non vogliamo appunto ridurla a un evento di quale implica realmente uno stravolgimento mentale. È una cosa eccessivamente, direi, seria ma avvincente. Oggi Dio ha spalancato davanti a me un mondo nuovo che ci chiede il coraggio di cambiare. È l'umanità tutta, è la creazione tutta che grida oggi. E i credenti sono chiamati ad unirsi a questo grido, ad ascoltare queste voci senza presunzione, profondamente convinti che la luce e la via vengono solo da questo spirito che grida all'umanità e nella natura ferita e che chiede ascolto spassionato e privo di condizioni, l'ascolto di chi non sa di non sapere. Il sinodo deve non presentare ciò che è saputo e perimetrato, ma deve rompere il perimetro del saputo per aprirsi allo sconosciuto. Terzo passo, l'apertura, così vorrei un po' intitolare. Papa Francesco è convinto che, cito da Fratelli Tutti, 88, c'è in ognuno di noi una specie di legge di estasi, uscire da sé per trovare negli altri un accrescimento di essere. Dagli atti impariamo allora l'atteggiamento fondamentale della sinodalità, l'atteggiamento che permette l'evento sinodale, che permette un sinodo. Io sono figlio di un vescovo, mi ha fatto la cresima, mi ha ordinato presbitero, insomma, io sono nato l'12 ottobre del 1962, quindi il discorso alla luna l'ho sentito quando ero in pancia di mia madre, e sono figlio di una chiesa che ha celebrato un sino.
Sono figlio di una chiesa che, insomma, ha anche avuto l'opportunità di uomini, di donne che hanno pensato anche teologicamente, basti un nome per tutti, Giuseppe Ruggeri. Ma dal racconto degli Atti, ecco, impariamo anche il perché, il verso dove di questo atteggiamento. Cioè, qual è questo atteggiamento che permette la sinodalità ed eventualmente che permette di celebrare un sinodo? Chi è Cornelio? Chi sono i Cornelio del nostro tempo? Direi in prima battuta che si tratta degli ultimi, di tutti gli esclusi e i senza voce della storia. Questo erano Cornelio e la sua famiglia per i giudeo-cristiani. Non degni, non rappresentabili, non accoglibili e quindi senza volto e senza voce. Pietro li ascolta e cambia. Certo, avevano anche però la stima umana, eh? Avevano la stima umana anche dei giudeo-cristiani. L'ascolto degli ultimi, l'apertura agli ultimi è il motivo profondo del sinodo. Mi pare un passaggio mai abbastanza sottolineato. Il sinodo è fatto per fare spazio a tutti quelli che non contano, a tutti quelli che non abbiamo mai ascoltato. Se vogliamo evitare realmente i quadri o il paternalismo di una ecclesiologia spruzzata di vecchio. Perché oggi dobbiamo a tutti dire, dobbiamo ascoltare, ma chi dobbiamo ascoltare? Chi dobbiamo ascoltare? A quelli che non sono entrati nel perimetro delle nostre mura. Anche su questo piano non ci sono mezze misure. Pietro non contratta, non fa compromessi, ma coraggiosamente si espone e cambia e conduce i suoi a Gerusalemme, al cambiamento che segnerà per sempre la vita della Chiesa. La renderà cattolica, pronta ad includere tutti. È questo coraggio che dobbiamo riscoprire. Dio non fa preferenze di persone. Dio non è dalla nostra parte. Dio non è per noi. Dio non è il Dio della Chiesa. È il Dio che ci precede e ci sorprende. Che oggi ci chiama al coraggio estremo di fare spazio ai derelitti, ai periferici, ai volti di chi non è mai stato riconosciuto, perché non in linea con le nostre certezze, le nostre codificazioni dottrinali, le nostre formulazioni normative, di chi non è mai stato riconosciuto solo in forza della sua umanità. E tutto questo non per compiere un'opera buona, ma perché la Chiesa vuole imparare da chi aveva posto fuori. Chiede di poter ascoltare nella vicenda di Cornelio e di tanti Cornelio l'appello del suo Signore. Il sinodo è apertura radicale, umiltà assoluta, ascolto dei poveri di ogni latitudine per cogliere oggi la novità di Dio. Il 17 ottobre 2015 Papa Francesco così si esprimeva. Alla vigilia del sinodo dello scorso anno affermavo: dallo Spirito Santo per i padri sinodali chiediamo innanzitutto il dono dell'ascolto, ma continua il Papa, lo qualifica questo ascolto, due punti. Ascolto di Dio fino a sentire con lui il grido del popolo. Ascolto del popolo fino a respirarvi la volontà a cui Dio ci chiama. È un passaggio fondamentale. Credo che questo assunto di fondo si possa precisare, così da andare ancora più a fondo nella ricerca dell'identità di Cornelio oggi. Sono le donne e gli uomini dell'Africa massacrati da un modello di sviluppo criminale. Offerti come olocausto sull'altare del benessere dell'Occidente, che noi respingiamo come indesiderati, come nemici. Pietro oggi ci dice che il punto per noi non è nemmeno quello di accoglierli, questo deve essere scontato, dovrebbe essere scontato, umanamente ed evangelicamente.
Basta osservare la legge del mare, basta fare memoria di Matteo 25 per capirci. Ma di guardare i loro volti, ascoltare, questo è l'ascolto, le loro storie e sentire lì Dio che ci parla. Questo è l'ascolto di cui si parla. Non è, vediamo tu che cosa pensi, no, su questo argomento. L'ascolto è ben altro, è di questo tenore, di questo spessore. Sono loro i nostri maestri. Restituire a questa gente quello che abbiamo rapinato, di consegnare almeno un po' di quella dignità predata dentro i lager libici, in cui Dio ci chiederà conto alla fine dei tempi. E mi permettete di dirlo, scontato, necessario, minimamente umano. Per la Chiesa queste donne e questi uomini sono la sorgente della voce di Dio. Sono le voci che il Sinodo dei discepoli e delle discepole di Gesù deve ascoltare per avere lo stesso coraggio di vivere. Ma con noi oggi sono anche i bambini, le vittime più silenziose e indifese della storia umana. Quei bambini, quei ragazzi la cui esistenza viene quotidianamente bruciata da una violenza folle, da una mancanza di rispetto abissale. È il loro silenzio che oggi dobbiamo ascoltare per non rimanere noi vittime delle logiche del potere e della sopraffazione, logiche spesso annidate negli spazi ecclesiastici e nelle nostre curie, che spesso resistono a diventare cure. Non posso poi qui non spendere una parola sull'immagine di Cornelio, che sono oggi le donne, ma le donne senza potere. Non le potenti e le dotte che magari lottano per le armi, ma proprio quelle che sono sorelle degli ultimi, che restano in silenzio, in disparte. Le donne senza potere, che forse hanno un messaggio diverso rispetto a quello delle donne che hanno raggiunto il potere, della parola e del successo, dentro le strutture maschiliste del potere che si configurano come strutture di peccato, come le chiamava un vescovo di Roma, Giovanni Paolo II. Se il maschilismo si è infiltrato e ha dominato la storia in Occidente, nella Chiesa, il principio femminile è quello della privazione del potere, quello della fragilità senza sconti, di un'autentica fragilità in ricerca, che possiamo imparare ad essere e a sentirci così, fragili in ricerca, secondo la stoltezza e la follia della croce, di cui Paolo ci parla in Prima Corinzi 1. Cornelio, oggi sono tutti i santi di strada, i santi semplici e comuni che la pandemia ci ha fatto incontrare. Tutti coloro che sono senza saperlo, santi, che vivono la vita con semplicità, a servizio degli altri, rappresentano la vera riserva di speranza del mondo. Santi senza aureola. Questi santi dobbiamo venerare. Questi santi dobbiamo ascoltare se vogliamo avere il coraggio del sinodo, il coraggio della consapevolezza di una nudità dell'umano che è nello spazio dello spirituale. Bonhoeffer lo sapeva. Essere cristiani vuol dire essere uomini. E poi il Siun. Torniamo così alla pagina degli atti. Al nostro moto interiore e comunitario che ci suggerisce il testo. L'ascolto autentico dei Cornelio, della storia odierna, l'assunzione del non sapere di non sapere comporta un abbattimento di personalismi e di individualismi. Il Papa ha aperto questo cammino sinodale come per dire che nessuno sa, che nessuno, nemmeno lui, ha soluzioni in mano. In questo contesto sinodo significa oggi più che mai epifania ed esperienza del Siun, dell'essere con. L'esperienza sinodale è in definitiva quella di una espropriazione di sé, di un riconoscimento del proprio limite. Si pensi all'Atsumus, alla splendida preghiera iniziale di ogni sessione conciliare. A Palermo, dal 5 dicembre del 2015, non si inizia un incontro, no, di gruppi sinodali ordinari senza questa preghiera, quella dell'Axonos, preghiera che io ho imparato
pronunziare durante il sinodo della Chiesa di Noto, quando si iniziava con l'intronizzazione dell'Evangeliario, solo dell'Evangeliario, il nostro Evangeliario, lo possiamo dire, e quando dopo la proclamazione del Vangelo anche i laici a turno commentavano la pagina del Vangelo prima di cominciare la discussione sinodale. Anche le donne, senza nessuna concessione. Il sinodo comincia lì dove ci si riconosce peccatori, limitati, bisognosi di Dio e bisognosi dell'altro e dell'altro. Il sinodo accade e finisce lì dove si sente di essere stati con, di essere stati siun, di essere stati insieme. L'esperienza del con essere ecclesiale a partire dall'umiltà del non sapere è, a mio modo di vedere, il motivo e il senso ultimo del sinodo. Se saremo insieme, sorelle e fratelli fragili, e in ascolto degli ultimi della storia, faremo sinodo. E in questa esperienza il sinodo darà il suo frutto più autentico, in quanto ci farà discepoli del con, della condivisione, della con ricerca, del con essere accanto a tutti, lo dos del sinodo è diventare siun. Di questa via e di questo senso abbiamo un'icona fortissima, e vado alla fine, è un tema che verrà comunque trattato, una memoria mai doma nell'evento dell'Eucaristia. L'Eucaristia è da questo punto di vista la fonte e il punto di arrivo della sinodalità. In quel per tutti che non conosce perimetri, viene alla luce l'universalità e appare la missione del sinodo. Tutti, ossia tutti. Io so che questa parola tutti non finisce mai, perché per finire dovrebbe raggiungere l'ultima donna, l'ultimo uomo. E non li raggiungerà mai. Anche perché l'ultimo è, come ci ricorda Jonas, la generazione futura che verrà dopo e che ha diritto di parola e di spazio. E quel tutti appartiene al pane e al vino. Si comprende l'itinerario kenotico del figlio nella misura in cui ci si rende conto che al centro del mistero dell'incarnazione c'è il pane e il vino. Inanimati, ma ricolmi della vita di tanti uomini e donne, frutto di tanti chicchi macinati, frutto di mani che si sono messe in moto ad impastare, di Dio che si incarna nel corpo, ma che continua ad incarnarsi nel creato, nel pane e nel vino, il creato ogni giorno ricreato dalle fatiche di tanti uomini e di tante donne. Pane e vino per tutti significa restituire il Cristo a tutti, restituire il Cristo a tutti gli uomini, perché ogni uomo e ogni donna a lui appartiene. Pane e vino che germinano da tanti e devono raggiungere tanti, anzi tutti, perché il pane è per ogni affamato. Il vino per ogni assetato. Passiamo insieme dalla fatica sinodale del creare il pane e il vino alla missione sinodale di dar da mangiare e da bere ad ogni uomo, ad ogni donna, a quelli che non lo dicono, a quelli che non lo sanno, cominciando a capire. Mi permettete, buon cammino sinodale a tutti noi e grazie.